Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenute e benvenute in un mio nuovo video. Io sono Daniele. Volevo iniziare ringraziandovi tutti quanti per gli auguri che mi avete fatto per il mio compleanno. Vi voglio un immenso mondo di bene. Grazie per i bellissimi messaggi e i tanti commenti che mi avete lasciato. Non ho pubblicato domenica perché ho avuto dei problemi tecnici con il computer, ma tranquilli perché ho una sorpresa per voi. Ovvero ogni settimana pubblicherò un video, il mercoledì e la domenica. Quindi due video a settimana anziché uno. Spero che questa notizia vi faccia piacere. Ma adesso preparatevi ragazzi, perché parliamo di Teddy. Chi di voi non ha giocato a Roblox in Escape from Teddy? Io sono quasi certo che tutti voi avrete giocato almeno una volta in Escape from Teddy. Un quadro apparentemente innocuo, dove ci siamo noi sotto forma di bambini che scappiamo da questo orsacchiotto indemoniato, quasi come il mio. E cerca in tutti i modi di prenderci per farci del male, e noi dobbiamo riuscire a trovare insieme a tutti gli altri giocatori delle chiavi e dei passaggi che ci porteranno poi ad uscire. Io però, come sapete, sono andato a scavare nei meandri della rete per trovare cose che, a dire la verità, ho avuto anche difficoltà a cercare perché non riuscivo a trovarle, se non ovviamente nei siti americani, pazzi di loro non ce n'è. Sono riuscito a trovare una delle creepypasta di Teddy, ovvero la creepypasta dice questo: tutti noi, almeno una volta da bambini, abbiamo dormito con il nostro sacchiotto. Io stesso lo facevo. Ma questa volta la creepypasta è un po' più grottesca, perché non si parla di un orsacchiotto normale. Infatti si parla di un orsacchiotto che, anziché farti fare sogni belli, ti porta nei veri e propri incubi. Infatti Teddy nasce sotto forma di incubo, quindi quello che noi viviamo quando giochiamo a quel quadro non è altro che un incubo che stanno facendo questi bambini, dove vengono perseguitati da questo orsacchiotto. L'orsacchiotto è una figura che si dice anche nella psicologia, io non lo so perché non sono psicologo, raffiguri sicurezza, comunque sia una sicurezza infantile, quella che abbiamo tutti noi da piccoli. Beh, Teddy invece ci porta in un vero e proprio incubo. Anziché essere il nostro migliore amico, diventa il nostro incubo peggiore. Infatti nel quadro dobbiamo assolutamente scappare e cercare di trovare delle vie di uscita e delle chiavi in modalità cooperativa, quindi tutti quanti assieme. Ma il mistero si infittisce, perché ho trovato delle storie agghiaccianti di persone che hanno avuto delle esperienze un po' così proprio poco dopo che hanno giocato ad Escape from Teddy. Ad esempio, chi aveva degli orsacchiotti a casa ha iniziato a vederli spostare di qua e di là, quasi come il mio Jimmy. Chi aveva delle bambole, la stessa identica cosa. Adesso il mistero rimane, ovvero sono solo creepypasta oppure in mezzo a queste c'è anche qualcosa di vero? Non lo scopriremo facilmente, ma sicuramente io starò lì pronto ad indagare. Grazie mille ragazzi anche per oggi per aver visto questo video. Vi aspetto domenica con un video incredibile, ma vi avviserò che sarà un po' lungo, quindi preparatevi patatine, popcorn, quello che sia. Domenica secondo me non dormirete tanto la notte, vi avviso. Vi ricordo di seguirmi sul mio TikTok e sul mio Instagram. Io sono Daniele, se ti piacciono i miei video, seguimi.